La notte a Beirut di solito è rumorosa, ma alcune notti fa la città sembrava essersi ritirata dentro se stessa come una grande lumaca alla quale un bambino abbia toccato le corna. A spaventare la città era stato un kamikaze, poi arrestato nel centro di Amra con 8 kg di tritolo in una cintura esplosiva. L'altra notte, l'unica cosa che rompeva il silenzio di Beirut erano le urla di un uomo vicino alla mia stanza. Ogni 3 ore per tutto il giorno quell'uomo ha urlato innalzando le mani al cielo. Mi hanno spiegato che erano imprecazioni contro Dio e contro il mondo. Mentre guardavo quelle mani mi è sembrato di comprendere il dolore che provava dentro, perché in quei giorni avevo in testa le storie dei profughi siriani. I vicini mi hanno poi detto che durante la guerra civile faceva l'insegnante e che un giorno una bomba era entrata nella sua classe senza bussare dalla porta, portando via i suoi alunni. Da quel giorno l'uomo non è stato più lo stesso, ha iniziato a urlare. Condivide ogni giorno il suo dolore con il quartiere, che lo ascolta in silenzio, come se fosse un muezzin. Mi ha tenuto sveglio tutta la notte, ma non ho provato fastidio nei suoi confronti. Ascoltavo le sue urla come un monito contro la guerra ed un atto d'amore verso l'umanità. Beirut è una città assegnata dalla guerra. Se hai il tempo per fermarti e guardare con attenzione i suoi angoli, trovi buchi di proiettile stampati sui muri. Beirut è un palcoscenico dove la speranza e la maledizione del Medio Oriente ballano insieme al ritmo del clacson. Su questa città e su quelle vicine si sono riversati da sempre profughi, prima gli armeni, poi i palestinesi e ora i siriani. In questi mesi abbiamo parlato con centinaia di profughi siriani che ci hanno mostrato il sottosuolo di Beirut, le stanze umide senza finestra, i luoghi angusti dove sono costretti a vivere. Ci hanno fatto vedere, mano a mano che ci addentravamo nella città, le catene, il filo spinato intrecciati che tagliano orizzonte e speranza. Ci hanno raccontato dello sfruttamento sul lavoro, del recinto della frontiera che li costringe in una condizione miserevole, sempre sotto ricatto per paura di essere arrestati come clandestini e senza nessun diritto né tutela, costretti a lavorare dalle 12 alle 14 ore al giorno, con una paga oraria che non supera quasi mai i $2. Le donne sole sono le più vulnerabili, insieme ai bambini. Penso a Najma, che abbiamo portato in Italia, alla sua storia e al suo futuro. Najma era una di loro e ci era stata segnalata da un'associazione che si occupa di siriani in situazione di vulnerabilità. Il suo nome vuol dire stella, ma quando l'abbiamo conosciuta i suoi occhi erano chiusi, senza luce. Non per una malattia o per un incidente, ma per scelta, per sopravvivenza. Si erano chiusi quando suo marito era stato ucciso davanti a lei, dentro casa. Si erano chiusi quando si è finta cieca per attraversare il confine siriano. Si erano chiusi quando era stata aggredita in un campo profughi. Erano chiusi anche il giorno che l'abbiamo incontrata, di fatto schiavizzata da un uomo che la costringeva a lavorare gratuitamente, dopo averla minacciata più volte davanti ai suoi figli. Erano gli occhi chiusi di una donna forte, che aveva speso tutta la sua forza per l'amore dei figli. Discutendo di nascosto con lei, abbiamo visto aprirsi il suo sguardo, piano piano, mentre cresceva in lei la speranza. Quando dopo l'ultimo colloquio le abbiamo detto che avrebbe potuto volare via, abbiamo cominciato a vederne il colore. Siamo andati a prenderla di notte, di nascosto dal suo aguzzino. Lei e le sue figlie ci aspettavano sulla soglia di casa, con le valigie strette in mano e le ali della libertà dietro le spalle. Le abbiamo portate a Beirut, in un luogo protetto per una settimana, in salvo, in attesa di partire. In quei giorni, Najma e i suoi figli hanno potuto passeggiare da persone libere. Suo figlio, che non aveva mai visto il mare e gli uccelli e i cani, perché per tanto tempo era stato rinchiuso in casa dall'aguzzino della madre, urlava e correva. Quando siamo andati a prenderle, le sue 3 bambine ci hanno recitato una poesia in italiano, imparata a memoria e tradotta con Google. Ci hanno chiesto quando sarebbero potute andare a scuola e quando le abbiamo detto che avrebbero imparato velocemente l'italiano, hanno sorriso, si sono trasformate in farfalle e hanno iniziato a volarci intorno. Najma è atterrata in Italia con i corridoi umanitari. Lo ha fatto con i suoi bimbi e lo ha fatto da donna libera, con una valigia piena di dignità. I suoi occhi a Fiumicino erano aperti e bellissimi. Avevano il colore della vita.